subito con l'unboxing. Quest'anno, come molti di voi sapranno, sono stati presentati tre smartphone, iPhone 8, 8 Plus e iPhone X o 10, come preferite. E anche il lancio è stato diviso in due volte, il 22 settembre per iPhone 8 e 8 Plus, mentre dovremo aspettare novembre per vedere iPhone 10. La mia scelta per quanto riguarda iPhone 8 e 8 Plus è ricaduta sul Silver da 64 GB Plus. Direi di fare un attimo un po' di spazio e iniziamo subito con l'unboxing. Quest'anno hanno deciso di utilizzare una nuova tecnica per quanto riguarda l'imballaggio delle confezioni. Come potete vedere, infatti, è possibile aprirle senza bisogno di altri utensili. La confezione è assolutamente identica al 100% rispetto a quella dell'anno scorso, se non per le scritte, ovviamente, in base alla colorazione dell'iPhone. E vediamo l'unboxing. Come siamo stati abituati l'anno scorso, non è più presente lo smartphone direttamente appena si apre la confezione, ma lo troviamo direttamente sotto ai primi libricini. iPhone 8 Plus, questa volta Silver. Cosa cambia dal precedente? Esteticamente non cambia praticamente nulla, se non nella parte posteriore, dove possiamo vedere un vetro sia su iPhone 8 che 8 Plus, che abiliterà inoltre la ricarica wireless. Incluso però nella confezione viene sempre fornito il caricabatterie Apple, quello da 5 volt, che soprattutto su iPhone 8 Plus ci impiegherà di più a effettuare la ricarica. All'interno della confezione troviamo anche le AirPods con ovviamente l'adattatore Lightning a jack da 3,5 e ovviamente un cavo USB Lightning. Una delle caratteristiche che però non è stata annunciata durante il keynote di Apple è che questi nuovi iPhone 8, 8 Plus e iPhone 10 supporteranno il fast charge. Però attenzione, perché non sarà direttamente con questo caricabatterie qui, ma dovremo utilizzare un caricabatterie USB-C proprietario di Apple. L'accensione è stata piuttosto veloce. Togliamo anche la pellicola. Procediamo con la configurazione guidata. Qui nel mio iPhone 8 Plus mi chiede di configurare il nuovo iPhone, quindi facciamo continua, vediamo che cosa succede. Intanto continuiamo. Ok, questa cosa non l'avevo mai vista, mi sta richiedendo di inquadrare con questo smartphone questa sorta di QR animato, vediamo che cosa succede. Ok, è stato semplice, concludi sul nuovo iPhone, quindi questo penso di poterlo posizionare anche qui a destra. Mi fermo un attimo per dire due cose. Intanto hanno semplificato decisamente il sistema di passaggio ad un nuovo iPhone, quindi di configurazione nel caso dovessimo avere già un altro iPhone. Come potete vedere, è già collegato a Wi-Fi, a tutto quanto, senza dover configurare nulla. Ha fatto tutto tramite iCloud. Qui possiamo vedere un'altra delle novità di questo iPhone 8 Plus, ovvero lo schermo True Tone. Questa funzione ci permette di avere una riproduzione dei colori più fedele in tutte le condizioni di luce. Quindi possiamo provare anche True Tone, però in questo caso penso che la differenza si noti pochissimo, visto che sto utilizzando una temperatura di luce naturale. Questa funzione ci permetterà di avere dei colori più fedeli in base all'illuminazione che abbiamo all'interno della stanza o del luogo in cui ci troviamo. Ok, proviamo il nuovo tasto home. Io so già che la seconda mi va benissimo come zoom standard. Avanti dal benvenuto. Come potete vedere sono praticamente identici, non cambia praticamente nulla. Abbiamo su entrambi iOS 11, però ovviamente su questo nuovo smartphone abbiamo un nuovo processore che teoricamente dovrebbe permettergli di avere delle prestazioni migliori. La fotocamera posteriore però questa volta, nonostante sia sempre a 12 megapixel, ci permette di effettuare anche delle riprese video fino a 4K 60 fps. Ma una cosa interessante anche di questo nuovo iPhone è la funzione che ci permette di modificare l'illuminazione del nostro soggetto come se fossimo in uno studio fotografico. Andrò ad analizzare meglio questa funzione in un video magari dedicato. Fatemi sapere se volete vedere qualche test specifico su questo smartphone, magari un test di immersione, un test della fotocamera, un test degli speaker. Anzi, proviamo subito a sentire la differenza di audio tra questi due smartphone. Iniziamo prima con l'iPhone 7 Plus. Vi ricordo che abbiamo due speaker, uno superiore e uno inferiore. Ovviamente da quello superiore si sente un pelo meno come volume. Proviamo con il nuovo iPhone 8 Plus.
Non so quanto si possa sentire la differenza in questo test per quanto riguarda ovviamente l'audio, però posso dirvi che a mia impressione il nuovo iPhone 8 Plus ha dei bassi più profondi e per quanto riguarda il volume siamo più o meno simili. Purtroppo non posso andare a testare la funzione di ricarica wireless perché non ho nessun dispositivo per il quale poterlo ricaricare, ma mi attrezzerò. Fatemi sapere tutti i vari test che volete che vada a effettuare e subito così a prime impressioni posso dirvi che le impronte restano in una maniera incredibile. Non so quanto si riesca a vedere dalla ripresa, probabilmente questo lo sto utilizzando ormai da tantissimo tempo e comunque sul nero opaco non si notano tantissimissimo. Essendo in vetro, probabilmente si riescono a notare veramente di più. Non so se con la ripresa si riesca a vedere, però fidatevi, ci sono parecchie impronte. Tutte le varie cover sono compatibili sia con iPhone 8 che 8 Plus, ovvero rispetto ai modelli precedenti. Come potete vedere è identico, quindi non c'è nessun problema. Proviamo anche quella bianca per vedere un attimo il risultato. Devo dire che rosso e bianco non mi dispiace per niente. Proviamo bianco e bianco. Ok, devo dire che bianco e bianco è veramente fenomenale. Ok, mi ero dimenticato di far partire il test di Geekbench. Facciamo partire subito il benchmark e vediamo un attimo i risultati. Ok, abbiamo subito il risultato generale. Non ho effettuato solo quello del processore perché penso che questo tipo di test rappresenti in modo migliore le prestazioni effettive dello smartphone. In ogni caso, su questo nuovo iPhone 8 Plus abbiamo 3 GB di RAM e un 6 core, di cui 2 sono ad alte prestazioni, mentre 4 sono a risparmio energetico. E come potete vedere abbiamo un punteggio migliore ovviamente su iPhone 8 Plus con 15.373. Mentre nel caso fossimo andati a effettuare semplicemente il test del processore, dovremmo avere circa 6.000 per quanto riguarda iPhone 7 Plus e 10.000 circa per iPhone 8 Plus, che è un risultato incredibile. Quindi ragazzi, da Blink è tutto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Arriverà a novembre ovviamente l'unboxing e recensione di iPhone 8 e 8 Plus. Vi ringrazio ovviamente ancora per aver guardato il video, lasciate un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. Da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video.